Ed eccoci qui, bentornati ciao, al nostro Mago ciao, Verde. Carissima, ciao, buongiorno, ciao a tutti. Grande successo settimana scorsa. Bene, perfetto. Allora, oggi è arrivato il momento di farvi vedere finalmente un gioco con le carte, perché tanti mi chiedono di giochi con le carte, però non farò un gioco dove si usano le carte, quelle solite, piccoline, serene. Come tu vedrai, ho portato qui delle carte giganti, delle carte grandi, per la precisione sono 4 carte formato jumbo, però... Prima, per cortesia, vorrei che tu controllassi che dentro questa busta non c'è assolutamente niente. Vediamo. Mi fai la cortesia, lo facciamo vedere anche agli amici a casa, è molto importante. Vuota. Ecco, ancora un'altra piccola cortesia, dovresti tenere questa busta vuota fino alla fine del gioco, poi capirai certo, perché. Certo, ti aiuterò. Ora, attenzione, io qui in tavola ho un espositore dove metterò le carte e ho portato con me 4 carte. Una rappresenta il re di cuori, mentre le altre 3 rappresentano il 2 di picche. Naturalmente, come tu avrai capito, il protagonista di questo esperimento è sempre il re di cuori. Allora, se io metto il re qui nell'espositore e scelgo di giocare solamente con una di queste 3 carte, prendiamo per esempio questo, ecco, io vado a girare il 2 in questa maniera qui e succede una piccola magia. Basta solamente un gesto magico, Serena, attenzione, un gesto magico e il 2 si trasforma nel re. Wow. E naturalmente di qua abbiamo il 2 di picche, si è spostato. Incredibile, carino, la magia. Bene. La prima volta si cerca di vedere cosa sta succedendo, mentre la seconda volta si cerca di capire come. Allora attenzione Serena, perché ti chiedo di cercare di capire come può succedere questo mistero. Se io metto il re qui nell'espositore e ancora una volta mi ritrovo solamente con queste 3 carte, ok? Eccole qui, si vede chiaramente a casa, e decido di girarne solamente una in questa maniera qui, basta solamente un piccolo gesto magico, mi avvicino un attimino, un piccolo gesto magico e ancora una volta il re passa e naturalmente di qua abbiamo solamente il 2 di picche. Adesso, per rendere la cosa ancora più magica e ancora più difficile, ho pensato di girare le carte 2 a faccia in alto e 2 a faccia in basso, ok? Perfetto, facile. Così si vede anche da casa chiaramente, il 2 e anche l'altro 2 lo mettiamo qui nell'espositore, così si vede chiaramente. Ora Serena, se io ti chiedessi di queste 2 carte dov'è il re, tu dove mi diresti? A destra. Beh, perché l'hai visto? Vabbè, sono qui vicino. Vabbè, mi sposto un pochino così. Ok. Lo rifacciamo, attenzione, attenzione, attenzione. Dov'è re? A sinistra? A sinistra, questa è mia sinistra. La tua sinistra. Ai ai ai. Qui c'è solamente un 2. Sono sfortunata. E naturalmente è per forza no, lì. Basta un gesto magico e anche di qua c'è un 2. Incredibile. Mistero e magia. Serena, tu fino dall'inizio del gioco hai tenuto in mano quella busta. Vuota. Me la vuoi dare con la punta delle dita per cortesia? Prego, mago. È incredibile, signori e signori, ma se funziona, il re, signori e signori, è tornato nella sua busta. Magia. 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 Bene. Anche oggi il nostro angoletto della magia direi è finita. Che dire? Spariamo. 1, 2, 3.